belle, coinvolgenti, almeno a noi hanno coinvolto molto. Era uno dei criteri con cui abbiamo scelto le storie, cioè, e comunque ci desse la sensazione di un qualcosa in cui puoi entrare, che puoi scoprire. Ci sono stati una marea di programmi, la differenza è che erano tutti in studio. Erano tutti? In studio, belli per carità, però questo ha la particolarità che vanno lì dove le cose sono accadute, nelle case dei protagonisti, ci sta tanto con loro, per recuperare magari dei dettagli, delle cosette piccole, che però poi sono quelle che tutti noi viviamo, perché poi quando noi viviamo un'emozione forte è fatta di tante piccole cose, no? Che poi sono quelle che ti fanno veramente entrare, più che ho pianto, mi sono arrabbiato, mi sono, non so, indignato. Che significa questo? Poi è nei dettagli poi la differenza. La storia che mi ha colpito delle altre è certamente quella che va nella prima puntata, perché mi riguarda, nel senso che comunque è la storia di una signora che ringrazia, che trova e ringrazia, superando anche le leggi, perché le leggi sono molto attente giustamente su questo, la mamma di un bambino che ha donato gli organi e ha salvato la figlia. Siccome questo bambino è... ve la ricorderete, la storia di quel bambino che era in un grande magazzino all'IKEA, è morto per un viuster. Questo sono molto legato a questa storia, perché dopo questa storia, siccome era presente lì la cugina di mia moglie ha chiesto alle maestre a scuola se le maestre avevano fatto il corso di disostruzione pediatrica, e una delle due maestre non l'aveva fatto il corso, che non è obbligatorio. Ha detto però lo farò. E questo a dicembre è successo, che lei ha fatto il corso. A marzo questa maestra ha salvato mia figlia, Viola, perché è andata la pizza di traverso, e ci ha bevuto sopra, quindi era rimasta proprio bloccata, e lei ha fatto questa manovra perché aveva fatto il corso e mi aveva chiesto di farlo perché ha saputo quella storia di caccia. Quindi quella è la storia a cui sono un po' legato chiaramente.